Venditalia 2024 continua, ci troviamo allo stand di Rea Vendors SPA, una delle aziende più diffuse al mondo di produzione di distributori automatici, e siamo con Andrea Pozzolini, l'amministratore delegato dell'azienda. Andrea, è un gran piacere ritrovarti. Piacere è sempre mio, un saluto a tutti, grazie di essere qui a... chiedere qualcosa anche a me. E a questo punto devo proprio chiederti qual è il motivo per cui siete qui. Chiaro, il motivo è perché siamo un'impresa, facciamo questo lavoro da 65 anni e quindi ci teniamo a far vedere a che punto siamo arrivati, ma soprattutto perché pensiamo che tutto questo mondo che viene chiamato vending abbia bisogno sempre di più di trovare nuove strade, di avvicinarsi a quelli che sono, non li voglio più definire bisogni perché non è un bisogno quello che noi gestiamo, ma è un momento per dare un qualcosa in più alla nostra vita, perché anche bere un caffè, una bevanda, avere un momento di pausa è importantissimo, soprattutto con la frenesia che sta animando oggi i nostri ritmi di vita. Quindi la nostra proposta va esattamente in quella direzione lì, e non da adesso, è già un po' di anni che lavoriamo con questa idea, ci crediamo molto, crediamo che la pausa, che chiamiamo pausa caffè, tutto quello che gira attorno alla pausa sia un momento importante, e noi con le nostre proposte, quindi anche le nostre macchine, andiamo nella direzione di elevare il livello di qualità, di dare un servizio di qualità che non si ferma soltanto alla macchina, ma diciamo coinvolge tutto quello che gli sta attorno, perché alla fine è il complesso che genera l'esperienza di piacevole e di qualità. Questo è l'obiettivo, è quello che abbiamo qua. Andrea, voi siete degli innovatori, presentate anche in questa occasione i vostri ultimi modelli, quelli che avete presentato in buona parte a Parigi, al Vending Show, quelli che avete presentato a Host 2023 pochi mesi fa, con qualche ritocchino, con qualche innovazione, ma soprattutto siete qui, come mi dicevi prima, per mostrare e sostenere ciò che ritenete la sostenibilità nel vending. Allora, è chiaro che noi abbiamo presentato e ora siamo qui per lanciare un prodotto, perché è il nostro lavoro. Questo prodotto in particolare è proprio la nostra nuova linea di macchine freestanding, che nasce sin dall'origine, sin dal progetto, per incorporare il maggior numero di, diciamo, di caratteristiche che vanno nella direzione di soddisfare la sostenibilità nel suo senso più ampio. Sono macchine a risparmio energetico, a basso impatto ambientale, che usano il 47% di plastiche riciclate. Abbiamo lavorato non solo sui materiali, ma anche su come sono assemblate, quindi sull'architettura della macchina, che permette alla macchina di essere disassemblata separando i materiali per il riciclaggio. Quindi tutto questo è frutto di un progetto che è nato anni fa, e oggi siamo qui a lanciare veramente il prodotto sul mercato e a dire che questo è un prodotto a basso impatto ambientale rispetto a quello che anche facevamo soltanto 5 anni fa. Questo è quello che siamo qui a fare. Poi è chiaro, la linea anche delle macchine piccole ha la stessa identica caratteristica, però se fai parlare di sostenibilità mi collego già a un'iniziativa che vi garantisco senza presunzione, vuole essere qualcosa di veramente molto fattivo e stimolante. Abbiamo pensato che sia il momento che le aziende, soprattutto aziende come la nostra, si prendano la responsabilità di fare un qualcosa di più rispetto a quello che normalmente si fa. Noi lo stiamo facendo per noi, l'abbiamo sempre fatto per la nostra azienda, per le nostre persone, ci stiamo occupando dei nostri fornitori perché possano in qualche modo essere aiutati nel limite in cui noi possiamo farlo nel processo di adozione di politiche non solo ambientali, ma politiche di sostenibilità anche sociale, in modo che tutta la filiera possa crescere in quest'ottica. Crediamo nella necessità di dare un contributo, per quanto piccolo, una goccia nell'oceano di quello che è lo sforzo che tutta l'umanità ormai chiaramente sta facendo per superare questo momento per le nostre generazioni future. E quindi oggi noi proponiamo una iniziativa che speriamo che possa in qualche modo stimolare anche le aziende come la nostra, anche i nostri concorrenti, anche tutte queste aziende che stanno esponendo qui oggi. L'iniziativa è, ok, noi abbiamo un prodotto, va bene, lo veicoliamo tramite il prodotto perché è l'unico veicolo che abbiamo, però daremo un contributo ogni volta che qualcuno aderirà a questa iniziativa,
chiediamo che questa adesione sia pubblica, nel senso faremo una piccola lettera dove insieme prenderemo l'impegno di quantomeno di condividere quelli che sono i presupposti, la filosofia che sta alla base della sostenibilità. E poi diamo un contributo fattivo, cioè un contributo proprio in termini di denaro a chi aderirà alla nostra iniziativa, che lui si impegna semplicemente a utilizzare nelle sue politiche di sostenibilità. Vuole essere così, più che uno stimolo, un modo di sensibilizzare un po' tutta la catena, per arrivare anche fino al consumatore finale, che attraverso il QR code che sarà applicato sulle macchine che saranno oggetto di questa iniziativa, potrà capire il perché quella macchina ha quell'etichetta e il perché quella macchina rappresenta un impegno di due aziende, nel caso specifico, che vogliono fare qualcosa di più e di fattivo. E noi ne daremo notizia appena siete assolutamente pronti in termini operativi attraverso Vending News, la rivista bimestrale della distribuzione automatica, vendingnews.it, il portale dedicato alle notizie quotidiane della distribuzione automatica, e tutti i nostri strumenti. A questo punto consentimi però di andare a fare una piccola citazione sui premi che voi avete raccolto nell'ultimo anno in giro per il mondo. Beh, sì, queste sono, io non voglio definirli, non sono premi fini a se stessi, sono meritati, meritatissimi. Sì, però sono se vogliamo, sono piccole conferme di rotta. Noi abbiamo preso una strada e quindi, sai, durante questa rotta cerchiamo dei riferimenti per capire se la strada è corretta, se la strada è quella opportuna e tutto quello che serve per poter avere fiducia e continuare su quella strada. I premi io li vedo così, sono qualcosa che ci sta confermando che la strada che abbiamo intrapreso è giusta, che le persone vedono quello che noi stiamo vedendo e quindi questo ci motiva tantissimo. Approfitto, io ringrazio te, ringrazio tutto quello che è il mondo della comunicazione, perché per qualsiasi cosa, per cambiare il mondo, c'è bisogno che le persone conoscano, sappiano, siano informate. Oggi più che mai l'informazione è alla base di qualunque processo. Quindi grazie anche per tutto il lavoro che fate voi. È la nostra missione, Andrea, io ti ringrazio. Nella didascalia che state guardando c'è l'indirizzo email al quale è possibile scrivere per entrare in contatto con Rea Vendors per maggiori informazioni, avere informazioni commerciali e chissà iniziare a tessere una collaborazione per l'inizio di eventi commerciali con voi. Andrea Pozzolini, io ti ringrazio per la collaborazione. Io ringrazio te e tutti voi che avete ascoltato con pazienza quello che ho detto. Grazie a tutti, un grande saluto.